Una delegazione composta da Jacopo Suppo, vice sindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici, Caterina Greco, consigliera delegata all'istruzione della città metropolitana di Torino ed Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese, ha effettuato il giorno 2 settembre un sopralluogo presso l'Istituto di Istruzione Superiore 8 marzo, su richiesta degli studenti i quali chiedono la creazione di uno spazio esterno dove eseguire dei laboratori o svolgere attività ricreative. Lo spazio prescelto è una vecchia piastra d'asfalto antistante gli impianti sportivi realizzati nel 2023, grazie ad una convenzione fra Città Metropolitana di Torino ed il Comune di Settimo Torinese, che ha finanziato i lavori. Nel corso del sopralluogo, particolare attenzione è stata dedicata al cantiere in corso per la messa in sicurezza della palestra dell'Istituto 8 marzo. Siamo all'8 marzo di Settimo Torinese e qui sono in corso le lavorazioni della messa in sicurezza per la vulnerabilità sismica della palestra dell'istituto. All'interno di questo grande progetto del PNRR sono stati finanziati circa 1 milione di euro e il grande progetto prevede appunto la messa in sicurezza dell'edificio in questione e successivamente a ciò anche l'efficientamento energetico. In che modo? Riqualificando l'intera palestra, va da sé che una quota parte di questo finanziamento riguarderà la modifica completa degli impianti elettrici, degli impianti di riscaldamento e poi all'interno della struttura il rifacimento completo degli spogliatoi. L'intero progetto è stato prima vidimato anche dal CONI e dai Vigili del Fuoco. In questo modo è possibile appunto garantire agli studenti e alle società sportive una palestra che possa essere sia a norma di legge e soprattutto efficiente da un punto di vista energetico. In questi ultimi 2 anni l'Istituto 8 marzo è stato oggetto di numerosi interventi dal punto di vista proprio di riqualificazione della parte esterna e questi interventi sono stati fatti da Città Metropolitana, dal Comune e in parte, come i lavori della palestra attualmente, sono stati finanziati dal PNRR. Chiaramente è molto importante la manutenzione e quindi il fatto di avere degli impianti che siano dal punto di vista della sicurezza perfetti, perché è fondamentale per gli studenti, ma questo comporta il fatto che ci siano lunghi periodi in cui certi ambienti non siano agibili. Chiaramente in una scuola così grossa che ha più di 100 classi, il fatto di avere due palestre, perché in pratica venivano divise in due parti, è un peso piuttosto importante. Sono in progetto delle manutenzioni straordinarie che ci permetteranno nel corso dei prossimi 2 anni di risistemare tutta una serie di cose, a partire dal riscaldamento. Dovrebbero essere iniziati i lavori di rifacimento dei bagni, una colonna per volta, dovrebbe essere sistemata la capienza dell'aula magna e messa in comunicazione con quella del Galileo Ferraris per ospitare tutti i docenti durante le riunioni plenarie. Ci saranno poi altri rifacimenti come l'ultima piastra che deve essere ancora sistemata e sulla quale si sta ragionando su come fare.